sindaci da questa iniziativa, anche perché è un modo concreto reale di fare solidarietà, un modo concreto reale da parte dei napoletani che si sono consorziati anche in maniera anonima, senza voler apparire, di essere vicino a delle realtà napoletane che hanno bisogno di un sostegno. Un sostegno fattivo, reale, è tutto quello che riguarda sotto la scintilla è comunque finalizzato alla realizzazione di, possiamo dire così, opere concrete. Come l'anno scorso c'era la Banca della Madre, che era la prima Banca della Madre, assolutamente importantissima soprattutto per tutti i bambini prematuri che rimasero, anche quest'anno, sotto la scintilla è tutto essere vicina a una realtà importante come il Santo Polo, che però si prodiga per i bambini. Loro per Valentino è l'associazione che questa dona in beneficio, diciamo, questa serata di beneficenza, serata di beneficenza che ricordiamo è uno spettacolo teatrale. Quindi però quest'anno grazie appunto a Maurizio Casagrande e alla sua quest'anno ci sarà in modo reale da parte di tante persone che vogliono dare il proprio contributo partecipando a questo spettacolo, danno il loro atto, la propria goccia nell'oceano di solidarietà e poi lo fanno anche diciamo su una risata sana al teatro italiano. Questo è importante, unire il mondo dello spettacolo, il mondo dell'imprenditoria e il mondo della solidarietà in un unico mano, possiamo dire così, e quindi dobbiamo essere sempre vicini a scoprire la scelta.